rinascita l'avere constatato come negli anni che vanno dal 60 anche al 90 si verificano tutta una serie di morti per incidenti stradali, per suicidi, per infarti o comunque fatti accidentali di una serie di appartenenti ai vertici della polizia, dei carabinieri, dei servizi segreti. Si tratta di morti che vennero archiviate insomma, dal punto di vista giudiziario, ma sulle quali a mio avviso vi sono dei dubbi e dei sospetti che in realtà di morti per suicidio o per incidente non siano stati. Quindi nel mio libro evidenzio tutti questi dubbi, questi elementi, lasciando poi un po' al lettore di farsi una propria idea. Il caso più catante potrebbe essere per esempio quello di Mattei De Mauro, oppure quello del capitano De Vita che indagava sulle navi a perdere, cioè le navi che contenevano dei rifiuti tossici e che venivano interrate nelle acque del Mediterraneo e che morì anche lui improvvisamente in maniera strana. E poi sono circa 15 casi, ora tutti hanno una loro... Certo. È una funzione didattica il libro anche per le nuove generazioni che non hanno vissuto quel periodo? Beh, è una funzione didattica per fare conoscere questo periodo, questa epoca e poi quello che caratterizza tutti questi casi che su tutti, quasi tutti, aleggia la figura della P2, dei Cioselli e dei servizi segreti. È un po' un elemento che accomuna un po' tutti questi casi che io ho trattato nel libro. Dico che in molti casi le indagini vennero fatte piuttosto frettolosamente, non vennero fatte autopsie, non vennero fatte gli accertamenti tecnici, ma vennero archiviati con una certa rapidità, magari una maggiore attenzione e un maggiore approfondimento investigativo avrebbe potuto dare qualche risultato diverso.